Ciao ciao a tutti ragazzi da Messi91, ci troviamo su One Piece Pirate Warrior 2 e siamo col nuovo capitolo del secondo capitolo. Vediamo un po', spieghiamo le vele e vediamo un po' che ci aspetta. Allora, raccomandati abbiamo il signor Brucca, il signor Franky che abbiamo già usato e Chopa che è livello 1, quindi io ripiegherei su Brucca. Ha detto Suka, ma Suka tu! Ok, capitolo 2, episodio 2, il ritorno di Arlong Park. La grande prigione Impel Down fu scelta come nuova destinazione. Andando in quella direzione, sulla via del ritorno, avrebbero dovuto attraversare Marineford, il cuggi della Marina. Qualcuno chiese se valesse la pena di cercare nella prigione, ma la determinazione di Ruffy non vacillava e la ciurma decise di dirigersi verso Impel Down. Durante il cammino Nami non credeva ai suoi occhi. Arlong Park, che si credeva fosse stato distrutto nel Mar Orientale, era stato ricostruito. Ok. Aspetta un secondo, quello è Arlong Park! Ho sentito dire che nessuno sappia dove sia Arlong. Io azzarderei dire che è ad Arlong Park, però vabbè. È uno come me. Se è lì, dobbiamo fermarlo. Devo fermarlo. Mi spiace, Ruffy. Devo andare. Tranquillo, tanto veniamo di sicuro anche noi. Vengo anch'io. Arlong sarà diventato più forte. Guarda, ecco Arlong. E c'è qualcuno con lui. È Crocodile. Fantastico. Che cazzo ci fa Crocodile qui? Croc, che ci fanno quei due insieme? Forse hanno deciso di allearsi per affrontare i Marine. Sarebbero veramente forti. Già. Ok, quanti punti rossi? Croc. Oh, c'è pure Aci. L'obiettivo della missione aiuta Nami e Jinbei. Ok. Conquista i territori. Ok. Allora, dovrebbe essere già a posto se non mi sbaglio. E mi sbaglio, infatti. Allora, veloce veloce. Cosa mettiamo? Veloce veloce. Cosa mettiamo? Marchio di Ace. Va bene, mettiamo uno a cazzo, ragazzi. Tanto mettiamo, come al solito andiamo a mettere Rubber e Nami, tanto per... No, lì c'è la vita, una moneta per la vita, non ce l'ho, mettiamo questa, vai. Ottimo. Alleato. Chopper è perfetto. Andemo. Che bella musichetta. Pa-pa-pa-pa. Dobbiamo sconfiggere Arlong e Crocodile. Non c'è un modo per dividerli? Come diavolo corre, Brook? No, vabbè, me ne sono accorto adesso. Epico, epico. Oddio, come corre! Sì, io mi giro i pollici, qua è tutto chiuso. Ah, ecco, grazie. Gentili. Oddio, capitano del... Wow, quanta gentaglia! Aia. Lal. Epic Brook incoming. Che è quella roba che mi corre incontro? Ecco, appunto, quella roba, esattamente quella. Wow. Ho fatto un'onda energetica di spada. Cioè, ho fatto tre attacchi e già adoro Brook, ragazzi. Ok, non è Zoro, ma io i personaggi con la spada mi diverto sempre, mamma mia. Adesso quando useremo Lo, se potremo usare Lo, ci sarà da divertirsi tipo troppo. Wow, che oddio, dormono. Epicume. Ma io... Ah, conquisto, ok, conquisto. Aia, perché lei mi colpisce? No, non faccia così. Faccia il bravo pesce uomo e muoia. Oh, Gesù, piovono pesci troppo cresciuti. Mamma mia, che spavento. Che sto... Ah no, che sto facendo? Sì, torniamo. Vediamo un po' che succede se torniamo Choppa. Se riusciamo a caricarlo Choppa, perché vedo che non si carica Choppa. Si spicci, signor Chopper. Ma si muova, cacchio. Vai, vai, vai. Ok.
Abbiamo conquistato il territorio, quindi il signor Chopper è inutile, lei. Come cazzo corre? Ah, volete dirmi che si sono aperte le porte per di qua? Cioè, avvisatemi prima. Ma dai! Comandante del... di sto puffo del cavolo. Attacco special. Oddio, oddio. 15 che io, tipo fattura, ma fa nulla. Andiamo avanti per la nostra strada. Aia, ma cosa sono queste cose che mi arrivano nella schiena ogni volta? Cioè, lo so che è bruttissima come frase da dire, ma è successo troppe volte. Oh, fermo con sto martello, potresti ferire persone o scheletri. Fermo. Ma quanto è bello sto attacco, ragazzi. Mi sto esaltando per niente, ma fa nulla. Troppo epico. Allora, aspettate, per persuadere Aci, con cui cosa c'era scritto? Stavo stupideggiando, purtroppo. Aia, quella mazza, aia, quella mazza da baseball. Sai dove te la metto? In bocca, cosa pensavi? Delfino curioso. Anche se non sei un delfino, fa nulla. Ok, è moruto. Visto che c'è una tazzina, usufruiamo della tazzina e facciamo questa danza molto virile. Ammazziamo tutti, 41 che io, ecco. Ora è andata meglio, direi. Allora, ho letto, per persuadere Nami... no, oddio, per persuadere Aci, aiuta Nami. Però cosa devo fare? Missione completata, ottimo. Non so che ho fatto, ma ottimo. Ho ucciso un ciccio munito, forse bisognava fare solo quello. Aci, devi, ecco, essere colpito tipo Nao. Aia, oh, l'ondaccia. Ma tipo, posso far dormire pure Aci? Che poi non è Aci, ma fa nulla. Ciao Nami, dobbiamo conquistare Nami. Aiutami. Signor Chopper, qua anche lei, faccia qualcosa. Oddio che sto facendo, oddio che cosa epica. No, non ho fatto in tempo, ho sbagliato tutto, ragazzi. Non ho fatto in tempo a chiamare Chopper, ho buttato via un attacco speciale per tipo 8 pirla, ma fa nulla. Ce ne faremo una ragione, è arrivato pure il ciccio munito, quindi mi servirebbe l'attacco speciale, ma vabbè. Ok. E salta i nemici, epico. Mi sta piacendo sto soggetto, mi stai piacendo, Brooke, complimenti, continua così che sei bullo. Allora, conquista Forte Sud. Qual è Forte Sud? Vedo una bandiera qua. È Forte Sud? Lei deve morire now. No, Forte Sud è là in fondo, andiamo di corsa. Andiamo di corsa. Via la moneta e via via verso Forte Sud. Cos'è tutta sta gente? La devo uccidere subito, non la posso lasciare viva. Guarda che ce l'ho pure io sta cosa azzurra, cosa ti credi? Ok, è andato. Devo andare a Forte Sud però, prima che scada il tempo, che muoia il mondo. Ciò per dopo. Prima che esploda una guerra nucleare. Andiamo con questa corsa virile, andiamo! Quanta bella gente! Ma ormai è conquistato Forte Sud, cioè io non servivo un cazzo proprio. Vabbè, fa nulla, ottimo. Grazie Jinbei per aver fatto tutto. Finalmente un compagno di supporto che fa qualcosa, perché gli altri sono prettamente inutili. Non ho neanche un attacco speciale per sto ricchio mio. Ottimo, ci ha pensato Jinbei con la sua acqua potenza. La sua potenza d'acqua, volevo dire, ma fa nulla. Andiamo avanti. Moneta? Pattume di soldi che devo ancora comprendere a cosa mi servono i soldi in sto gioco. Però vabbè, fammi.
Cioè, potrei salire adesso, poi li userò per salire di livello con certi personaggi, così almeno non devo stare a potenziarli io. Che c'è la crescita coi berri, ma pensavo servissero a qualcosa di più utile. A quanto pare no. Voglio combattere. Cos'è che ha detto? Persuadere Arlong aiuta Jinbei. Già l'abbiamo fatto. No, già l'abbiamo aiutato Jinbei. Già abbiamo conquistato dove c'era. Ma perché devo persuadere Arlong poi? Cioè, fatemi capire. Basta menarlo, non c'è bisogno di persuaderlo. Aiuta Jinbei. Ma quanti cazzo sono sti tizi? Quanti cicciuzzoli ci sono qua intorno? Peron arriva, ma di nuovo, ma che poi cosa c'entra lei qua? Cosa c'entra Perona qua? Ballate tutti bravi con questo ballo molto virile. Ma perché si è alzato tipo di botto? Che cosa epica. Attenzione, non scoppierò mai in mezzo a tutti sti stupidi che cascano. Ammazziamo sto tizio che è morto. Per persuadere Arlong aiuta Jinbei. Dov'è Jinbei? Ah, là sotto Jinbei. Arrivo, Jimbo! Jimbo, aspettami! Non fuggire. No. Ah, arrivano i soldati, ecco, lo sapevo che arrivava la gente che doveva uccidere lui. Bravo, balla, Ricchiuno. Ecco qua. Vediamo cosa fa lui con... Ho sbagliato tasto, epico! Fa nulla, lo vedremo più tardi. Cosa fa lui con R2? Allora, ecco Arlong, ciao amico Arlong. Devi tipo morire subito. No, tu non hai capito nulla nella vita. Cosa fa con R2? Suona, è inutile. Vabbè, Rubber fa il pistol, questo suona la chitarra, mi sembra saggio. Balla pure Arlong. Perché Arlong non balla? Mi si sono incartate tutte le L, ma fate finta di niente. Ma guarda questo che mi attacca con la dentiera della nonna. Ma restituisci gliela, ladro. Sti giovani d'oggi, io non lo so. Rubano le dentiere ai vecchietti. Vai. Vediamo se muore. No. Sì, ha un attacco speciale che è abbastanza lezzoso, ma fa nulla. Aio! Vai! Fatto! Vai, chiamiamo un po' il cioperito. Chopasan. E chi qua? Ma come parla? Ah, è Perona, ecco come parla. Vuoi che parli, Perona? Cioè, tipo, è troppo veloce sto tizio. Deve essere una figata usarlo, Chopper. Eccala, guarda che combo Uber Power. Voi con le bombe, avete scassato le bombe, mamma mia. Dove vado? Cioè, è rimasto un territorio solo. No, ce n'è uno che lampeggia, andiamolo a vedere. Spazio, gente, spazio. C'è il territorio che lampeggia. E lampeggiava un secondo fa, ma non lampeggia più. Ah no, lampeggia di nuovo. Ma che? Ma lampeggia un po' sì, un po' no. Quando gli garba. Eccola! Ciao, piedona! Cazzo ci fai tu qua? Lo sai soltanto tu, ma fa nulla.
Non ti nascondere dietro agli scudi della gente, mamma mia. Vieni, affrontami da per ora. Ma guarda che... No, non ce l'ho io. Però c'ho... Sì che ce l'avevo, vabbè, fa nulla. Ho fatto un po' una cacchiata, ma fa niente, ragazzi. Non vi preoccupate, la uccidiamo uguale per ora. Aia, aia. Ma mi stai dicendo che quella era finta? Non ho letto, ho letto solo vera forma, quindi... Però una sirena, quindi era quella vera. Epico. Perché resta la bandierina qua che devo... Ah, perché ci stanno sti ricchioni, morite. Sì, sì, no, ma ballate pure, ma morite pure. Non mi attaccherai questa volta, qua c'è l'acqua, cazzo. L'avevo vista. Devo tornare indietro, per ora, cioè, quando ci sei tu c'è da perderci dei secoli per ammazzarti. Tu e le tue forme fasulle. In tutti i sensi. E chi vuole capire, capisca. Facciamo una scampagnata mentre andiamo a cercare Perona. Aia, tu e i tuoi fantasmi. Vuole attaccare con un attacco Uber Power, ma non ce la farai. Guarda che posso farlo pure io, che ti credi? Oh, ma tipo un personaggio più inutile di Perona credo non esista in sto gioco. Cioè lo stiamo battendo senza subire un danno, tipo. Boh, ciao Perona. Chiamiamo Chopper così facciamo fare qualcosa anche a lui. Sì, andiamo avanti a menarla anche se è morta, chi se ne frega. Muori. Ok, ora rampeggia, dall'altra parte del mondo, rampeggia proprio dietro l'angolo. Scusa, mi dispiace di averti fatto piangere. Scusa, non volevo. Un pochino sì, ma non più di tanto. Scusa. Vabbè, andiamo a vedere che lampeggia là in fondo, ragazzi. Passiamo per di qua, forse di là facevamo prima, ma fa niente, noi passiamo per qui. Brooke, invece che muovere i piedi e alzare tanta polvere, vuoi muoverti seriamente, proprio correre seriamente, no, Sono quattro coglioni, ammazziamoli, andiamo. Boh, fatto, salve, scusate, dovevo, ero di passaggio. Una foglia. No, Croc. Mi servirebbe Jinbei, sinceramente, che gli faccio una bella doccia e così lo ammazzo subito. Ciao, Croc. Sarebbe figo però fare la mummia. Sì, in effetti mi faresti un piacere, però non dovresti uccidermi. Voglio diventare una mummia vivente. Quanta cazzo di gente c'è? Quinte trincee fantasia, rot. Vediamo se riusciamo a farlo fuori proprio senza subire danni. Ne dubito, ma noi ci proviamo. Tipo, non lo stiamo mollando un nanosecondo, ma va bene così. E chi ti molla più, ciccio? E chi ti molla più? Abbiamo chiuso all'angolino. L'abbiamo chiuso all'angolino. Stava ballando. Ho le prove che stava ballando. Ecco, mo siamo nella merda. No, Perona, ma cosa ci fai qua? Ma basta! Hai rotto il perone, porca miseria! Pure sto tizio fucsiolino è stufato, pure un colore un po' più virile non potevi trovarlo. Aiuto, mi stanno menando tutti! Guardate che orgia di gente che c'è, ma basta! Ma moriteci male! Tu e i tuoi fantasmi avete stufato! Sì, vabbè, in 200. Ma dove stanno i miei compagni? Scusa. Nami, c'è Nami, aiuto! Ecco, ottimo. Spamma un po' di fulmine in giro per la mappa. Complimenti, grazie. Essenziale il tuo aiuto. Ok, Croc è andato. Ecco arrivare di nuovo Arlong! E l'orgia non finisce! Vai, Chopa, vieni pure qui. Aiutami. Ecco, abbiamo preso pure Perona nel mischione.
Volevo uccidere Perona, che penso che ormai sia quasi morto. Aia! Tu e la tua onda rossa. Aia! Che sta facendo? Aiuto, che succede? Perché mi hanno chiuso all'angolo? Datevene a fanculo tutti. 1000 kill! E per forza, qua c'è un esercito di gente che non finisce più. Beh, ma visci doverne a chi? Ma guarda sta gente che insulta. Ma che ti insulti? Piedona. Sì, ma picchiamo tutti il povero Brook, che sta anche morendo, tra parentesi. Ma fa niente. Picchiamolo tutti. Affanculo, ho ripreso la mia vita. Ma sei ancora viva? Ma muori! E non tornare mai più. Per favore, perché hai rotto. Ok, avevo letto che tornava anche il signor naso a spada punta rompiscatole. Dov'è finito? C'è un sacchettozzolo, prendiamolo. Ma passiamo per di là, che si fa prima. Spazio, gente, spazio. Cosa sta dicendo? Combatto solo a causa degli eventi. Io combatto perché tu rompi le scatole, quindi se tu non rompi le scatole non si pone il problema. Ok, qui c'era della roba luccicosa, ecco, cioè, ah, grazie, cioè io arrivo e tu mi spammi una dentiera in faccia, grazie, gentile amico. Jinbei, fai qualcosa invece che menare la gente fuori, menala dentro, mena sto tizio. Vai, vai, tutti addosso al povero Arlong, così impara anche lui. Vedi che si prova ad avere addosso tipo tutti. Non è bello. Sì, vabbè, io lo stavo anche attaccando, con le buone maniere. Vedi, non è bello avere addosso tutti quanti che ti menano. Io l'ho provato 5 secondi fa, è proprio pattume come sensazione. È che non è bello. Ma muori. È morto, no? Quasi, quasi. Dovrebbe anche essere morto. Ok, ok, ok. Calmi, calmi, tutti calmi. Fine? No. Ok ragazzi, abbiamo sconfitto tipo di tutto. Per oggi è tutto. Il gameplay finisce qui. Messi91 prende sta cassa blu che mi stava per sfuggire. Vi saluto, vi chiedo di lasciarmi un like, un commento, iscrivetevi al canale. Ci si becca con la prossima parte di Pirate Warrior. Guardate che fiero Brook. Ciao a tutti ragazzi. Ma vai a c***o. Io saluto e mi dici vittoria. Vabbè ragazzi, ci sarà un filmato suppongo, quindi guardiamocelo. No vabbè, mi ridono pure tutti in faccia. Che cattivi. Perona fa la stalker. Come previsto, non sono riuscito a convincere Arlong. Scusatemi, vi ho solo fatto sprecare tempo. Non c'è bisogno di scusarsi, Jinbei. Piuttosto, cosa ci fai tu qui? Ottima domanda. Zitta! Te l'ho detto che mi univo alla vostra... Stalker! Quindi Moira ti ha abbandonato? Non lo so, è semplicemente sparito. Un'altra volta. Sapete qualcosa della grande alleanza pirata? Moira parlava di unirsi adesso. Epico. Arlong e Crocodile hanno fatto la stessa cosa, quindi? No, loro no. Non vogliono fare parte di nessuna alleanza, perché sono ricchioni e stanno bene insieme. Ho parafrasato un pochino, però. Io non avevo motivo di parteciparvi, non mi fido di nessuno e non appartengo a nessun posto. Quindi vai, cosa vuoi da me? Pensi di potersi aiutare, allora? O sei solo una stalker scansa fatiche? Lo farò, solo se non sarete tirchi con me. Brook, ne ha passate tante per via di Moira. Probabilmente non andrà d'accordo con uno dei suoi tirapiedi. Condanna il peccato, non il peccatore, giusto? Sei davvero d'accordo, Brook? Ora esce una porcata alla Sanji, preparatevi. Beh, a patto che mi mostrerete mutande, appunto. Assolutamente no! Possiamo andare ora, dobbiamo dirigerci a Impel Down. Ciao Perona, credo che tu ora scenderai. Cosa? Impel Down? Non mi avevano detto che stavamo andando lì. Ciao Perona, ci vediamo la prossima volta.
Comunque ragazzi, questa volta è davvero 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 tutto. Messi 91 vi saluta e vi auguro una buona giornata.